corriente me ha arrastrado y ahora floto a la deriva sin saber cuál es mi estrella, sin mañana, sin amor, sin rumbo. E non piangere sempre. Può anche essere che ora scopriamo che è tutto uno sbaglio. E smettila. Ma come faremo a trovare la casa se non abbiamo l'indirizzo e sull'elenco non l'abbiamo trovato? Hai fatto male a non chiederlo alla signora che ti ha telefonato. Ha riattaccato, non ho avuto il tempo. Sì, signorina? Sì. E scusi, il cognome è Lombardo, le ricorda qualcuno? Lombardo. Ah, Alessandro Lombardo. Sì. Siete qui per il funerale? Sì. E io so dove abita, andate lì? Certo. Tenga, grazie mille. Fatti coraggio. Non ho la forza di affrontare la realtà. Madame? Sì. L'ufficio si sta occupando di tutto quanto riguarda la cerimonia. Una moglie? È inaudito! Sì, anche per noi è stata una sorpresa. Ma non dobbiamo manifestarlo perché a tutti abbiamo detto che ne eravamo al corrente. Paghi tu? Sì, un attimo. Grazie. Dammene una. Ma è sicuro che questa è la casa? Sì, sì, è questa. Che casetta. Forse faremo bene ad andarcene. Non può essere la casa di Alessandro. No, fermati. Proviamo prima a chiedere. Permesso, scusi. Scusi, è qui che vive, cioè viveva il signor Alessandro Lombardo? Sì, esatto. Ci fa entrare? Non sono permesse le visite. Parlaci tu. Scusi, siamo venute per il funerale. Io sono sua moglie. Sua moglie? Sì. Ha capito, sì o no? È la vedova di Alessandro Lombardo. È davvero sua moglie?
Sì, perché... Come si chiama? Ci dica il suo nome. Come si chiama? Il cognome, per favore. Elena. Ci dica il cognome. Dica il cognome. Elena Serpieri. E quando si è sposata? Dove sei? Giorni fa. Quando vi siete sposati? Nessuno sapeva niente. Perché? Madame, sembra che sia appena arrivata una signora che dice di essere la vedova del signor Alessandro. Ah, sì, sì. Falla accomodare e accompagnala tu stesso senza fare commenti nella stanza preparata per lei. Sì, madame. Ma di cosa ti vergogni? Su, andiamo. Una casa troppo ricca. Da questa parte, prego. Su. Prego, signore. Signorina, s'accomodi. Grazie. Vada a prendere il suo necessaire. Madame arriva subito. Con permesso. A me sembra di vivere in un film americano. Io mi auguro di aver sbagliato casa. Se così fosse, il mio Alessandro sarebbe ancora vivo. Maledetto caprone, dove si è cacciato? Oh! Zio! Zio! Un morto! Il caprone è morto? Ma no, un uomo! E dove? Accidenti. Ma guarda. E chi sarà? È uno di città. Ma sarà proprio morto? No, no, respira ancora! Ma non possiamo lasciarlo qui, è ferito! E già, hai ragione. Portiamolo a casa. Aiutami, eh? Ma fan piano. Attenzione. Oh, ecco così. Piano, eh? Andiamo. Vedrai che appena arriverà la signora tutto si chiarirà. Alessandro non aveva famiglia o parenti. Era solo e se questa fosse stata la sua casa me l'avrebbe detto. Scusatemi se vi ho fatto aspettare. Chi di voi due è Elena? Io, signora. Lei e mia sorella Marta. Scusi, io credo che si tratti di un errore perché Alessandro non mi aveva mai detto di avere una famiglia. E anche se fosse lui... Lui non è, voglio dire, aveva un ottimo impiego, però non poteva permettersi una casa come questa. Sì, ci siamo sposati l'altro ieri solo col rito civile. Ma... L'abbiamo trovato in camera sua. E in un cassetto c'era anche il biglietto di aereo che aveva adoperato quel giorno per venire a Guadalajara. Tornò quella sera stessa.
Lui non può essere morto. Non è vero. Non è vero. Non è possibile, sono vivo. Su, calmati. Io non voglio che sia morto, non voglio. È stata una disgrazia per tutti. Siamo sconvolti quanto te, credi. Mi disse di dover tornare ad Acapulco perché erano sorti dei problemi, delle difficoltà che riguardavano il suo lavoro e non mi ha detto altro. Non capisco quali motivi potesse avere Alessandro per volerti nascondere la sua situazione. Ora devi rassegnarti e devi avere molta forza per riuscire a controllarti con gli estranei, con la stampa. No. No, non voglio vedere nessuno. Ti prego, non piangere. Non sapevamo nemmeno che lui fosse. Lui mi aveva fatto credere di essere uno come noi. Questo è perché non mi ha detto chi era veramente. Scusatemi un momento. Un attimo solo. Eligio, porta dei tranquillanti alla signora. Li troverai nel mio boudoir. Prega Camilla di scegliere nel suo guardaroba i vestiti che ritiene più adatti a questa circostanza. E fai mandare delle scarpe nere di taglia diversa. Sì, è tutto. Contro. Mi dispiace, non avevamo abiti da lì. Ieri sera i negozi erano chiusi. Stamattina non abbiamo potuto comprarli perché siamo partite molto presto. Non preoccupatevi. Ritorno subito. Ne ho già un soldo. Per me lo hanno aggredito per rubargli il portafogli e poi l'hanno abbandonato. Ma gli avrebbero preso anche l'orologio. È d'oro. L'hai visto subito, eh? Non fregarglielo tu. Ehi, sta aprendo gli occhi. Acqua. Dai, fallo bene. Lei come si chiama, signore? Qual è il suo nome? Alessandro. Lombardo. Che aspetti? Fare che? Va a chiamare un dottore. E i soldi? Chi lo paga se questo non ne ha, Ha l'orologio d'oro. E ridagli con l'orologio, tu vuoi finire in galera. E se morisse? Accidenti, dovevamo lasciarlo perdere. Siamo nei guai per colpa tua. E io stavo cercando il caprone. D'accordo, va a vedere se lo trovi. Io resterò qui, magari si riprende. Ecco, lo curo io, così non dobbiamo chiamare un dottore. Dai, muoviti! Va bene. Cara, devi farti forza. Lo ha detto anche quella signora. Vi ho portato le borse. Grazie. Coraggio, alzati. Dobbiamo essere presenti alla cerimonia. Sì, signora. Quel tranquillante era piuttosto forte. Non si preoccupi. Avete capito bene cosa dovete dire? Certo. Sì, signora. Grazie. E non rispondete a nessuna domanda dei giornalisti. È stato già provveduto ad informarli che noi ci conoscevamo da tempo. Sì, sì.
e che il matrimonio è stato mantenuto segreto perché Alessandro ha voluto così. Siate prudenti, è importante. Avrete notato, immagino, che la nostra famiglia non può permettersi alcun pettegolezzo. Mi spiace dover essere così esigente. Non si preoccupi, signora. Su, cara, andiamo. Non è ancora scesa? No. Tu l'hai vista? Che tipo è? Lorenzo non ha voluto che salissi con lei. Ma non deve essere un granché. Ho dovuto prestarle dei miei vestiti per renderla presentabile. No, capisco il senso di un matrimonio segreto. Non c'era da nascondere niente. E Massimo dov'è? Non lo so. Vi presento Elena. Signore. Camilla, la sorella di Alessandro. Suo marito Claudio. Piacere. Marta, la sorella di Elena. Molto lieta. Dov'è Max? Forse ci aspetta la cerimonia. Max è mio figlio. Andiamo. Filippo! Filippo, hai trovato il caprone? Sì. Devi prendere una catena di ferro. La corda ormai ha imparato a strapparla. Gli hai fregato l'orologio? No, l'ho nascosto. Ma perché? Se quello muore, a che gli serve? Stammi a sentire. Portiamolo sulla strada e aspettiamo che passa una pattuglia. Portarlo fino a lì? Ma tu sei scemo! Se poi ci muore in mano, danno la colpa a noi. E diranno che gli abbiamo fregato tutto. Ma allora che vuoi fare, zio? Se muore nella capanna è peggio, deciditi. Eh già, è vero, c'hai ragione. Da vedere. E sono curioso di vederla, questa voce misteriosa del signor Alessandro. Chissà chi può essere. Questa che è entrata, questa è la signora Maura, questa è l'amante, era l'amante. Ti presento Elena, la moglie di Alessandro. Ah, l'ho presentata. Signora, capisco il suo dolore. Grazie. Però sempre educata, l'amore nuovo. Mr. Williams, il signor Alessandro è sempre stato molto discreto a riguardo della sua vita privata. Ma gli amici dovevano essere presenti al matrimonio di Alessandro Lombardo. Devo dire no comment. Mr. Massimo, dov'è? È in ufficio a occuparsi delle ultime formalità. Ora mi scusi, ma fra pochi minuti dovrebbe iniziare la cerimonia nella cappella privata della famiglia. Con permesso. Alessandro, come mai lei è qui? Le ragazze sono andate ad Acapulco. Sì, lo so. Ma prego, si accomodi. Grazie. Non le hanno detto nulla? Di cosa? Ma che cosa è successo? Da qualche anno lei è il socio di Francesco Giovenale, con il quale commercia oggetti rubati nel suo negozio. No, questo non è vero, Alessandro. Si sbaglia. Noi vendiamo cose vecchie, qualche volta antiche, ma... Ma anche rubate. Non mi creda, non è il caso che lo neghi. Ho le prove. Ma io posso assicurarle che... anche se così fosse, ecco, io non ho nulla a che fare con i furti. E può darsi che il mio socio si sia fatto imbrogliare. Non si possono fare delle indagini su tutti quelli che vengono a offrirci della merce.
Sì, sì, certo. Ma non si tratta di questo, signor Serpieri. Voi avete un gruppo di cosiddetti fornitori, i quali rubano per professione, cosa che a voi è più che nota. I ladri non fanno fatture, ma voi ve le create lo stesso e rivendete legalmente gli oggetti rubati. No, non si preoccupi, non la denuncerò. Ah, grazie. Lei sa di certo che per via della gamba non sono riuscito a riprendere il mio vecchio lavoro. Sì, sono quasi un invalido. Non potevo permettere che fosse mia figlia a portare il peso della casa sulle sue spalle, specie adesso che voi due vi siete sposati. Ma ormai sua figlia è la vedova di Alessandro Lombardo e pertanto non dovrà preoccuparsi per il futuro. La vedova? Esatto. Signor Serpieri, Alessandro Lombardo, il marito di sua figlia, è un uomo ricco, insopportabilmente ricco. Ma Alessandro Lombardo non è lei? No, signore. Alessandro Lombardo è il mio fratellastro. Il padre di Alessandro è il secondo marito di mia madre. Io mi chiamo Massimo Albeniz. Per me l'unica cosa rotta che ha è la testa. Ma forse ha qualche ferita dentro. E che sei, un dottore? Oggi, con tutti questi guai, non siamo ancora riusciti ad andare a vendere i nostri cocci. Sta per svegliarsi, zio. E se si accorge che gli hai rubato l'orologio? Sta zitto, scemo! Porca vacca, zio. A lei non l'ammazza nessuno. Che le è successo? Non lo so. Forse l'hanno aggredito per rubargli... sì, non aveva niente addosso, né soldi, né orologio d'oro, niente. No, io ero sull'aereo. Voi chi siete? Ah, beh, sì, ecco, io mi chiamo Ciccio Acuna, sì, e lui è mio nipote Filippo, è di Acuna. Senta, e gli altri? Gli altri chi? Il pilota, gli ingegneri. Oh, beh, lui... Noi abbiamo trovato solo lei sul Monticello. State tu. Avrei bisogno di un medico. Niente medico. Non c'è una città. Ah! Non c'è una città vicina. No, signore, l'unica che c'è è Rio Nero, ma è lontana, sai, lontana, sì. Cercate di soccorsi. Vi saprò ricompensare molto bene. Oh, porca vacca. Fate presto! Sì, signore. E chi ci va? Ma lei ha ingannato mia figlia. Voglio sapere perché. Dovreste essermene grati. Vi ho resi tutti milionari. Avrete tanti di quei soldi che neanche ve lo sognate. Non credo che le dispiacerà. Questo no, ma... Lei come faceva a sapere che quell'uomo sarebbe deceduto? Parlo del vero Alessandro Lombardo. Aveva molti nemici e prima o poi qualcuno lo avrebbe ucciso. Io ho solo approfittato delle circostanze. Oh. Ed è un caso che l'abbiano ucciso in un momento tanto opportuno. No, l'opportunità è stata accuratamente prevista. E se qualcuno lo venisse a scoprire? Non abbia paura. La mia famiglia è convinta che sua figlia abbia sposato Alessandro. Mia figlia già lo sa. No. Ma la convincerò a recitare la parte e sono sicuro che accetterà di farlo. No. No, lei mi sta proponendo qualcosa di disonesto. Sono anni che agisce disonestamente per un pugno di spiccioli e ora può farlo per un mucchio di milioni. Io non ho tempo da perdere. Deve scegliere. O vivere come un principe o finire i suoi giorni come un pezzente. E l'avverto, se dirà una sola parola alla polizia, potrebbe finire la sua vita marcendo in prigione. Mi sta minacciando. D'accordo. Mi arrendo. Con questi potrà cominciare a vivere come il suocero di Alessandro Lombardo. Lei permette?
Scusi, ma mia figlia quando si sarebbe fatta quella foto? Non è vero, è un fotomontaggio. Ma facci in modo di farla vedere a chiunque venga a trovarvi qui. Specie ai giornalisti che non tarderanno a farsi vivi. Per cui dobbiamo metterci d'accordo su quanto dovrà rispondere alle varie domande che le faranno. Siamo intesi allora? S'accomodi. Madame, ha appena chiamato il signor Massimo. E che cosa ha detto? Che tornerà presto e che va tutto bene. Ma dov'è? Perché non era presente al cimitero? Elena, non vuoi salire a riposare? Mi sembri molto affranta. Sì. Accompagnale, Ligio. Va con lei, Marta. Più tardi verrò su a parlarvi. Sì, signora. Dove è andato, Max? A Guadalajara. Voleva sapere qualcosa di più su Elena. È di Guadalajara? Sì. Ma Alessandro come l'ha conosciuta? E per quale motivo l'ha sposata in segreto senza neanche comunicarcelo? Pare che ignorassero che Alessandro fosse ricco. Lui aveva sempre detto di non avere famiglia. Non so perché abbia agito senza logica, non è da lui. E disgraziatamente non lo scopriremo mai più. Ma il matrimonio è legale? Max ce lo saprà dire al suo ritorno. E bisognerebbe fare qualcosa. Non è giusto che tutta l'eredità vada a una sconosciuta. Sei la legittima moglie di Alessandro. Dovremo arrenderci ai fatti. E accettare di finire sull'astrico. Ma sembra una brava ragazza. Sì. Forse ti sembrerò cinica, ma io comincio a invidiarti. Ti prego. Alessandro era miliardario. Come mai non ti ha detto nulla? Non lo so. Non lo so, Marta. Non lo so. Quando si è ricchi come te, piangere è uno spreco. Ho il cuore a pezzi. Parli di cose senza significato. Che vuoi che me ne importi ora che ho perso il mio amore? Per me andava bene così com'era. Tutto questo mi spaventa. Dovremmo telefonare a papà per dirgli. Prego. No, non devi alzarti. Come ti senti? Così. Grazie. Scusami, Alessandro non ti ha mai accennato alla sua vera situazione? No.
Mi ha detto che lavorava per un'impresa di costruzioni e che aveva un appartamento a Guadalajara. Non ci vedevamo molto spesso, lui viaggiava parecchio. Quando vi siete conosciuti? Circa 3 mesi fa. Forse un po' di più. Un giorno è arrivato nel negozio dove lavoravo e abbiamo fatto amicizia. Hai una famiglia? Intendo dire, chi hai oltre tua sorella? Mio padre. Scusi, se glielo dico, noi siamo gente per bene. Però non siamo ricchi, se ci permette di passare qui la notte, domani ce ne torneremo a Guadalajara. Certo. Per il momento riposati e poi ne riparleremo. Ci sono molte cose che devi sapere. Per la nostra posizione siamo una famiglia che purtroppo ha l'obbligo di rispettare certe regole. Stai tranquilla. Più tardi verrà mio figlio Max. Sono sicura che vorrà conoscervi e chiariremo la tua posizione. Sì, signora. Tu rimani qui? Sì, voglio fare compagnia a mia sorella. Capisco. A più tardi. Ho la testa che mi scoppia. Vuoi il tranquillante che ti ha dato la signora? Servirà. Sì. È meglio, così dormirai un po'. Meno male che è tornato, signor Manson. La signora Lorenza è molto triste. Dov'è la vedova di Alessandro? Sua madre l'ha sistemata nella stanza situata accanto a quella del povero signor Alessandro. Credo che stia dormendo. La sorella è con lei? No, sta cenando con gli altri. Bene, non dire ancora che sono tornato. Prima voglio parlare con quella donna. Sì, signore.